tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tentato furto alla scuola primaria Decio Raggi, danni alla struttura ma nessun bottino. Arrestati a Fano due corrieri della droga con 220 grammi di cocaina. Scuole di danza fanesi unite per chiedere contributi al comune e agevolazioni al Teatro della Fortuna. Con il Rogo del Pupo si chiude con grande successo l'edizione 2015 del Carnevale di Fano. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Lo avete sentito nei titoli di apertura, i ladri hanno tentato di rubare nella scuola elementare Decio Raggi a Ponte Metauro. Vediamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Hanno scassinato la porta antipanico che dà sul giardino, poi una volta all'interno hanno iniziato a rovistare un po' ovunque. Quello che hanno trovato però non è stato di loro gradimento, come le decine di computer presenti nell'aula di informatica. Ad accorgersi del tentato furto alla scuola elementare Decio Raggi in via della Pineta a Fano è stata questa mattina l'operatrice scolastica. I ladri questa notte hanno fatto visita alla scuola? Sì, io questa mattina sono entrata e dalla porta principale e ho visto che c'erano tutte le carte in terra. E allora a quel punto non sono entrata, ho telefonato, ho chiamato subito al segretario Tarini, e che lui è venuto subito, è arrivato, e dopo abbiamo fatto tutto il giro della scuola e abbiamo visto che cosa era successo. Poi in attesa dei carabinieri i bambini sono stati fatti attendere nell'atrio. Durante il giro di perlustrazione si sono accorti che anche la cassaforte era stata forzata con un cacciavite e che una finestra della classe terza era spalancata, probabilmente la via di fuga dei ladri. La cassaforte non sono riusciti ad aprirla, hanno tentato di scassinarla però non ci sono riusciti. Hanno solo buttato in terra tutte le carte. Hanno rilasciato soltanto danni? Sì, hanno lasciato soltanto danni. E lo avete sentito anche questo nei titoli di apertura. C'è stato un arresto da parte dei carabinieri di Marotta al casello autostradale per due presunti corrieri che sono stati trovati in possesso di 220 grammi di cocaina. Vediamo il servizio. Quello che troverete non è mio, ha esordito così un 36enne originario di Salerno, pluripregiudicato, reo confesso il suo malgrado, quando i carabinieri di Marotta lo hanno fermato a bordo di un Audi A4 Station Wagon di colore grigio all'uscita del casello autostradale cesanense. Con lui un 37enne albanese, entrambi nulla facenti e residenti a Fano. Verso le 10 di sera l'auto si era avvicinata alla barriera, ma una volta avvistata la pattuglia ha invertito la marcia e si è reimmessa sull'autostrada in direzione nord. I carabinieri, insospettiti della manovra, hanno intuito che gli occupanti avevano qualcosa da nascondere. Così a bassa velocità hanno iniziato a pedinarli. Nel frattempo hanno allertato la centrale operativa che ha provveduto ad inviare un autoradio del nucleo operativo radiomobile al casello autostradale di Fano, dove poco dopo, come previsto, si è immesso il veicolo. Appena incanalata nella corsia utilizzata per il pagamento in contanti è sbucata fuori l'autoradio. Contemporaneamente la pattuglia di Marotta da dietro ha bloccato ogni via di fuga. I due occupanti, vista la situazione, non hanno posto nessuna resistenza. Circondati e fatti scendere ancora prima dell'identificazione e delle indicazioni di legge necessarie alla perquisizione, il conduttore e proprietario dell'auto ha affermato che nulla di quello che avrebbero trovato di lì a poco i militari sarebbe stato suo. La dichiarazione invece era una chiara assunzione di responsabilità. Infatti, smontando la luce di cortesia, sono stati scoperti all'interno due involucri contenenti 220 grammi di cocaina purissima. Per questo i malviventi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca e ancora i carabinieri in azione, questa volta sono quelli di Pietralunga che hanno segnalato alla prefettura di Perugia per possesso di stupefacenti tre uomini italiani di età compresa tra i 40 e i 50 anni residenti in provincia di Pesaro e Urbino. I tre, fermati per un controllo mentre erano a bordo di una vettura, sono stati indagati in passato per vari reati. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di due dosi di eroina e una di cocaina.
Il conducente è stato inoltre denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi alle analisi di laboratorio e quindi la patente gli è stata ritirata. Ed ora rimaniamo sempre nella cronaca, ma parliamo di truffe. Una 45enne di origine pugliese, ma residente da tempo in provincia di Pesaro, è accusata di aver ideato e portato a termine una serie di truffe ai danni di agenzie viaggi di tutta Italia, riuscendo a incassare decine di migliaia di euro, fingendo di essere una procacciatrice di affari. La donna è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Terni. Cronaca ancora, però questa volta sulle strade. Questa mattina è stata una mattina impegnativa sulle strade fanesi sulla sicurezza. Il tamponamento, un tamponamento multiplo, è accaduto questa mattina intorno alle 11 in via Pisacane all'altezza del distributore di carburante Tamoil. Una donna di Fano di 35 anni è rimasta ferita in uno scontro in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi. Una Fiat Punto di colore azzurro guidata da un 22enne fanese, una Ford Fiesta di colore grigio guidata da una donna ed un furgoncino Iveco condotto da un fanese di 39 anni. Il furgone avrebbe tamponato la Fiesta che di conseguenza tamponava la Punto. Sul posto il 118 che ha trasportato la donna al Santa Croce di Fano per gli accertamenti del caso e due pattuglie della Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge e per dirigere il traffico che ha subito notevoli rallentamenti. Ma questo non è stato l'unico incidente della giornata, come vi dicevo, altri tre si sono verificati a orari diversi. E allora il primo si è verificato alle 8.30 in via Cavallotti tra due auto in fase di parcheggio, una BMW 320 e una Peugeot 208, danni però solo ai mezzi. Il secondo alle ore 10 in via Risorgimento, dove una Lancia Y condotta da una donna fanese di 27 anni tamponava una BMW guidata da un uomo di 54 che veniva trasportato al 118 all'ospedale di Fano per accertamenti. Il terzo alle ore 12 in pieno centro a Fano in via San Paterniano all'incrocio con via San Leonardo, dove una bicicletta condotta da una donna di 23 anni non avrebbe rispettato lo stop e sarebbe stata urtata da una Micra condotta da una pesarese di 37 anni. La ciclista è stata trasportata al pronto soccorso dal 118. Un incendio è divampato intorno alle 19.30 in un locale sotterraneo in via delle Querce a Fano ad andare in fiamme. È stato un deposito di bancali e mobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia del commissariato di Fano. Ancora cronache, questa volta ad essere in azione sono i vigili del fuoco. Un incendio divampato oggi intorno alle 13.30 in un capanno agricolo a Carignano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano con il supporto dei colleghi di Pesaro, ma sono ancora da accertare le cause del rogo. All'interno del deposito c'erano attrezzi agricoli, tra cui un tagliaerbo e un'auto andata completamente distrutta. Le scuole di danza fanesi lamentano mancanze di fondi da parte del comune di Fano e chiedono di fare i saggi nel Teatro della Fortuna di Fano. Vediamo. Noi non siamo mai stati considerati e questo è il pensiero di chi gestisce le scuole di danza fanesi che si sono unite per risolvere un problema in comune e cioè avere la giusta attenzione da parte dell'assessorato alla cultura e della fondazione Teatro della Fortuna chiedendo di poter ottenere un prezzo accessibile per i loro saggi di fine anno così come accade in altre città limitrofe. Dopo aver inviato la domanda il 25 novembre scorso indirizzata a Stefano Marchegiani sono ancora in attesa di una risposta. Noi ci teniamo in questo perché la struttura della Corte Malatestiana non è più agibile per la nostra attività. Siamo in attesa di un preventivo, di una risposta concreta e non chiediamo il Teatro della Fortuna completamente gratuito perché noi svolgiamo un'attività che si porta avanti da sola. Noi chiediamo solo la possibilità di un'agevolazione per poter rientrare nelle spese che di solito sosteniamo per fare i nostri spettacoli, che sono spese comunque consistenti. Che problemi ha la Corte Malatestiana? Gli spazi sono ristretti
siamo costretti a tenere le bambine in silenzio, dietro le quinte, sedute spesso nella ghiaietta che c'è, chi ha visitato la corte sa, con la sporcizia comunque inerente al passaggio che durante la giornata c'è, perché tra l'altro la corte è l'accesso alla pinacoteca. Le bambine sono tante, hanno bisogno del bagno, e proprio un discorso di sicurezza che purtroppo sta venendo a mancare, e le bambine sarebbero contente di poter calcare un vero palco. Alcune bambine non sanno neanche cos'è il sipario, tanto per dire, quindi sarebbe bellissimo iniziare il saggio aprendo e chiudere chiudendo il sipario. Anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interpellanza in merito per sapere dal sindaco Seri e dalla sua giunta se intendono concedergli un contributo, in alternativa l'utilizzo del teatro a canone agevolato. Inoltre chiedono con quali criteri vengono assegnati i contributi alle associazioni sportive e culturali, domanda che si pongono anche loro. Volevo sapere perché usano due pesi, due misure in questa situazione, no? Noi sappiamo che a dicembre sono stati dati tantissimi contributi e noi proprio non esistiamo. Visto che ci siamo sempre presentati in modo educato, in punta di piedi, noi non siamo considerati come niente. Proprio niente. Inoltre sono venuti a sapere che nel mese di agosto è andato in scena uno spettacolo a teatro, concesso gratis per l'occasione, e quindi chiedono spiegazioni nel caso in cui questo fatto fosse vero. Infine ci tengono a precisare che le scuole di danza Fanesi hanno un indotto da non sottovalutare di circa 5.000 persone, tra genitori, parenti, amici, ballerine e ballerini, e sarebbe sicuramente un modo molto importante per coinvolgere tutti ed insegnare, in modo particolare ai bambini, ad amare il teatro. Chiediamo, come accade per tutte le associazioni o attività culturali, sportive che esistono a Fano sul territorio, di avere un contributo in questo senso, cioè nel momento in cui andiamo a realizzare lo spettacolo di fine anno e lo vogliamo realizzare al Teatro della Fortuna, il Comune contribuisca in questo modo, dandoci la possibilità con un canone agevolato di fare lo spettacolo nell'unico, ripeto, l'unico posto dove noi meritiamo di essere a fine anno, al Teatro della Fortuna. Un cittadino fanese protesta perché mentre lui si trova all'estero, in Etiopia, la polizia municipale gli fa rimuovere l'auto che è parcheggiata sotto casa sua. Vediamo. Come ogni anno erano partiti per una spedizione umanitaria per l'Etiopia, terra di guerre e di carestie. Grazie ai voli organizzati da Dino Diotallevi, referente dell'associazione Marco Zaganelli, il loro obiettivo dal 2002 è sempre stato sia quello di raccogliere medicine, vestiario e materiali vari, sia di reperire fondi offerti dai benefattori che vengono poi utilizzati per la costruzione di pozzi e di asili per aiutare e sostenere i bambini e le loro famiglie. Dopo essersi dati appuntamento in via Vivaldi a San Lazzaro di Fano, hanno parcheggiato lungo la stessa via adiacente allo stadio Mancini e sono partiti col pulmino il 31 gennaio scorso. Durante la loro assenza però il venerdì successivo è stata emessa un'ordinanza di divieto di sosta proprio in quella zona in occasione della partita dell'Alma Juventus Fano disputata contro la San Benedettese. L'auto di uno di coloro che erano all'estero è stata portata via dal carro attrezzi e nessuno ha voluto sentir ragioni. È la prima volta che viene messa questa ordinanza. Un'ordinanza, io è più di 30 anni, io dall'80 che abito qui, anche quando il Fano giocava in C1, mai vista una cosa così, mai vista una cosa così. Toglievano solamente i bidoni dell'immondizia, questo. Invece questa volta, pur essendo andati dal comandante dei vigili a dirgli che la mancanza, il fatto di aver lasciato la macchina lì non è stata una cosa voluta ma lasciata per questo volo umanitario dimostrato, non c'è stato niente da fare. E questo mi dispiace perché di fronte a gente che si dimostra umana ci si spetterebbe anche dall'altra parte un po' di umanità, cosa che invece non è stata fatta, non è stato dimostrato dal comandante dei vigili. Questo dispiace tantissimo. Sua moglie è stata avvertita? Sì, mia moglie è stata avvertita nella mattinata che c'era questa ordinanza e quindi la macchina doveva essere spostata, ma mia moglie, non guidando e quindi non sapendo neanche dove erano le chiavi della macchina, io essendo via, ha detto: guarda, io non posso fare niente. Va bene, allora noi preleviamo la vettura. Alla sera della domenica si è dovuta recare al comando dei vigili urbani, pagare 135 euro
di prelevamento, il costo del prelevamento, nonostante lei avesse detto guardi che mio marito è fuori da una settimana e torna la settimana dopo per un volo umanitario, sono andati in missione in Etiopia, quindi non poteva né leggere l'ordinanza né prelevare la macchina. Non c'è stato niente da fare, ha dovuto pagare i 135 euro, poi si è recata all'ACI con un amico per prelevare la vettura e lì poi ha dovuto pagare il giorno dopo altri 28 euro di multa per non aver seguito l'ordinanza. E quindi mi sono ritrovato con una donazione extra al comune e avrei preferito lasciarli a padre Bernardo per gli aiuti ai ragazzi dell'Etiopia e invece mi sono ritrovato questa cosa da pagare. Bene, oggi è martedì grasso, quindi finisce il periodo carnevalesco e inizia la quaresima e con l'inizio della quaresima riapre la chiesa di San Tommaso a Fano, chiusa per i lavori di restauro durati alcuni mesi. Sabato 21 febbraio il vescovo Trasarti celebrerà una santa messa alle ore 8:30. Ogni mercoledì di quaresima, invece, alle ore 16 si terrà la consueta ora di adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose. Ed ora veniamo alla pagina degli eventi. Grande successo per Mondo Cane Expo, l'esposizione internazionale canina che nei padiglioni feristici di Campanara a Pesaro si è svolta il sabato e domenica scorsa. 2500 cani e 370 razze, tutte da vedere. Mondo Cane Expo buona la prima, come si dice. Infatti alla sua prima uscita ha subito fatto registrare numeri da record, consegnando alle statistiche oltre 8.000 visitatori in due giorni di esposizione. E del resto alla vigilia c'erano tutte le prerogative perché fosse un successo annunciato. 370 razze ed oltre 1.500 allevatori da tutta Italia. Allevatori che hanno già opzionato la loro partecipazione alla prossima edizione, visto l'alto livello dei giudici di caratura internazionale che ha garantito così agli esemplari vincitori un palmarès di grande prestigio. Merito della macchina organizzativa messa in moto dalla società che ha gestito l'evento. Tantissimo pubblico, perché comunque era una manifestazione attesa da diverso tempo in quanto si svolgeva ad Ancona e oggi siamo riusciti a portarla in svolgimento a Pesaro. Noi abbiamo fatto il possibile perché questa manifestazione oggi aprisse senza nessuna sbavatura e ci sono cani che fanno anche quello in effetti. E i cani sono felicissimi, gli allevatori si sono trovati molto molto bene. L'affluenza risponde bene, teniamo le dita incrociate. Mesi e mesi e mesi di allenamento un animale può arrivare a tanto e credo che questo sia uno spettacolo da vedere, perché ci sono cose che difficilmente uno può immaginare che vedi qui dentro. Ma Mondo Cane Expo non è soltanto esposizione e premiazione, dove i Carlino hanno mietuto grandi successi, ma anche esibizioni e il mondo del volontariato e dell'assistenza ai cani meticci. Il successo di quest'anno ha posto serie basi per uno sviluppo di questa manifestazione che la porterebbe tra le prime in Italia e la prima del centro-sud per numero di razze ed esemplari in esposizione e altre categorie che farebbero così salire a oltre 6.000 esemplari in fiera per il prossimo anno. Appuntamento quindi per il 2016, dal 20 al 21 febbraio, per il miglior amico dell'uomo. Bene, e con il tradizionale rogo del pupo in piazza 20 settembre a Fano si chiude l'edizione di quest'anno del Carnevale Fanese, un'edizione di grande successo. Vediamo com'è andata. Varamalu Varamalia, l'apripista della scorsa edizione, il pupo che oggi all'imbrunire è stato dato alle fiamme nel tradizionale rito che celebra la conclusione dei festeggiamenti carnascialeschi purificando e scaricando le colpe commesse durante il periodo del carnevale. Il rogo del pupo, progettato dai maestri carristi Jox e Lantome e realizzato da Fantagruel, è stato il momento clou di questo martedì grasso fanese, trasmesso in diretta su Fano TV e che rappresenta l'ultimo giorno dedicato alla kermesse più dolce e antica d'Italia. È un bel carnevale, bel tempo ci ha assistito, bellissimi carri, bellissime le mascherate. Non sta a noi dirlo, però siamo molto ma molto contenti di quello che è stato realizzato. È stata una bella soddisfazione perché c'è stata una forte partecipazione di scuole, di bambini e di genitori e proprio stamattina ho avuto riscontro andando a portare dolciumi in tutte le scuole.
parole che hanno partecipato al carnevale. Un altro carnevale denso di risultati, quindi siamo molto soddisfatti, lo sforzo che abbiamo profuso è stato ampiamente ripagato, da domani andiamo a riposo, contenti, felici e a trarre le conclusioni per migliorarlo ancora. Ad anticipare l'appuntamento è stato alle 15 dal Pincio in direzione di Piazza 20 Settembre il corteo rievocativo di Elva, aperto dalla musica rabita insieme agli sportivi che hanno partecipato al secondo trofeo Fano Città del Carnevale e inoltre ai ragazzi degli istituti del Battisti, Olivetti, Volta e del liceo artistico Apolloni che con le loro coreografie hanno colorato le sfilate della domenica coordinati da Mattia Diamantini. La piazza è stata anche la location del concerto della Borghetti Bugaron Band, protagonista del carro della musica rabita e ideatrice dell'inno del Carnevale 2015 Avanti Indre. A seguire la presentazione dei vincitori del secondo trofeo Fano Città del Carnevale, il lancio di dolciumi dal palco e dal terrazzo delle Buburger e poi l'estrazione finale della lotteria. Quest'anno sono stati venduti ben 15.600 biglietti, uno dei tanti successi ottenuti dalla manifestazione. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione di Occhio alla Notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia. A seguire vi do i programmi della serata, una puntata di Dopo Cena che parlerà della salute dei nostri occhi e poi uno speciale sull'ultima sfilata di domenica scorsa dei carri di Carnevale. Grazie per essere stati in nostra compagnia e per aver scelto la nostra informazione che tornerà domani sera alle 20:30. Buona serata a tutti voi.